E poi dice che non è una testa di cavolo. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao, ciao a tutti e bentrovati aspetta, qui. O mi abbasso io o ti alzi tu? Abbassati battuta, tu. Battuta. Allora, ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale all'aperto. Sei inquietante, è anche fastidioso. Oggi siamo qui per preparare un riso veloce veloce. Sapete con cosa? Col cavolo, ma non un riso col cavolo, ma un riso di cavolo. No, neanche del cavolo? No, di cavolo. Un low carb troppo buono. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco i nostri semplici ingredienti per fare il nostro riso di cavolfiore. Riso di cavolfiore? Sì, un sostituto low cost e low carb, ovviamente, del riso. Questo finto riso, diciamo così, può essere poi utilizzato in tantissime preparazioni e io poi vi farò vedere come faccio una buonissima insalata di riso al cavolfiore in un prossimo video. Intanto qui vi lascio la ricetta base e ci serve un cavolfiore bianco, del sale, mezza cipolla e uno spicchio d'aglio. Iniziamo subito. Come prima cosa taglio il gambo al mio cavolfiore e appunto separo i singoli fiori. Adesso sciacquo ben bene il cavolfiore, quindi prendo mezza cipolla circa e lo spicchio d'aglio che invece userò intero e trito prima la cipolla. Quindi il cavolfiore. Ok, tritato tutto il nostro cavolfiore, quello che avremo alla fine sarà questo. Se non avete l'aggeggio per frullare, per tritare, non vi preoccupate, potete anche farlo con le lame, verrà semplicemente più sottile. Trasferiamoci in padella. In una padella versiamo un cucchiaio e mezzo d'olio e uno spicchio d'aglio e lasciamo riscaldare. Appena comincia a frigolare e sfrigolare, versiamo dentro il contenuto della nostra burro. Proprio tutto, anche il gancetto. E lasciamo rosolare così per circa 5-7 minuti. A metà cottura saliamo. Benissimo, adesso il nostro cavolfiore è ben cotto, sono passati circa 5 minuti, lo tiro altri 2 minuti e dopodiché ci vediamo sul piano da lavoro. Ed eccolo qua il nostro finto riso, mettiamolo in una ciotolina. Quindi tu mi vuoi dire che con questo si può fare l'insalata di riso? Sì, è buonissimo anche così al naturale, ma è buonissimo anche con peperoni, hummus, insalata di riso. Ed ecco qua il nostro pseudo riso. Allora, io non l'ho tirato tanto, ma se volete potete frullarlo ancora di più. A me piace che abbia un po' di corpo ed è buonissimo per essere mangiato con insalate di riso, hummus, peperoni arrostiti, quindi con un'insalata di peperoni, pomodorini, tonno, quello che vi pare, perché ha un sapore abbastanza neutro, non sa spiccatamente di cavolfiore. E sa, è buono anche per il sushi? Potrebbe essere buono anche per un sushi low carb e soprattutto è croccantello e buono, ha proprio la stessa consistenza del riso. È buono anche così, qualora abbiate bisogno di un accompagnamento poco calorico e riempitivo. Provatelo e mi direte. Quindi è ottimo per le cresime, per le comunioni.
giusto? Per i ricevimenti in generale. Piace al nonno, piace alla nonna, un po' meno alla badante. Va bene, provatelo e fatemi sapere. Sperimentate tante ricette con questa base. Ora vi lascio alle poche foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ciao. Bene, avete visto come si fa questo riso low carb al cosa? Al cavolo. È buonissimo, vi assicuro, è buonissimo. Lo ha voluto anche Enzo, vero? Che senso? Il riso che hai mangiato ieri. Era fatto con questo? È vero, è verissimo, è veramente gustoso, fresco, ottimo anche per l'estate. Sono un po' difficili da trovare i cavoli in estate, ma si trovano, i cavolfiori quantomeno, però è veramente buono, un'ottima alternativa al riso se uno è un po' a regime calorico ristretto. Bene, quindi se siete a regime o non a regime, questa è la ricetta giusta che fa per voi, quindi prendete un cavolo, seguite la nostra ricetta e gustate. E noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video sulle vostre tavole. Ciao! Saluta! Testa di cavolo!